Pescara, la sua bandiera blu e il sindaco Carlo Masci si coccola il suo vessillo storico per la città adriatica come una sua creatura che ha dato vita al sogno di una città il cui mare in passato ha dato non pochi problemi. Un risultato prestigioso per il turismo del centro adriatico, arrivato a sorpresa questa mattina per una città che adesso si candida anche ad un futuro migliore con il risanamento del fiume e quindi della qualità dell'acqua e che soprattutto si gode un riconoscimento mai conferito in passato, un passaporto per l'estate che sventola in un periodo di rinascita della città. Carlo Masci, sindaco di Pescara, la bella notizia era dietro l'angolo, per la prima volta Pescara con una bandiera blu. Nessuno ci credeva quando abbiamo proposto questa idea, che inizialmente era solo un sogno quasi irraggiungibile. Invece abbiamo lavorato, abbiamo proposto la candidatura di Pescara e il primo anno della domanda otteniamo la bandiera blu. Evidentemente avevamo i numeri per farla, perché Pescara è una città bella, è una città vivibile, è una città dove c'è una sostenibilità ambientale alta e ce lo hanno riconosciuto a livello internazionale. Per la prima volta in assoluto Pescara ottiene la bandiera blu, quindi si fregia di questo titolo e si pone all'altezza di tutte le grandi località turistiche, pur essendo una città a tutto tondo, e quindi ancora di più questo messaggio forte di una città vivibile arriva al cittadino. E poi potrebbe essere anche questo un incoraggiamento per dei miglioramenti che sul mare stanno realmente arrivando e le ultime cose che state facendo lo confermano. Sì, perché questo non è un punto di arrivo, questo è un punto di partenza per rendere la città sempre sempre più bella, perché ognuno di noi deve sforzarsi come cittadino, come amministratore, a migliorare le condizioni della propria città e sicuramente possiamo fare un lungo percorso per rendere sempre più vivibile Pescara, e io lo raccomando a tutti, perché veramente abbiamo ottenuto questo riconoscimento perché lo meritavamo, perché ci abbiamo creduto, perché abbiamo investito su questo e possiamo soltanto migliorare adesso.